Buongiorno ragazze, continuo il vlog oggi, in realtà l'ho iniziato ieri. Ciao! Siamo, e poi, nonna. Siamo tutti pronti perché sono arrivati i nonni, manca poco. Vasito. Adesso ti faccio vedere. Fa vedere! Wow, sei bellissima! Siamo andati in un bar pasticceria, abbiamo preso il caffè e aveva i panettoni lì. Quanto costa al chilo? 32 euro. Madonna, passa la voglia. Io ho detto lascia perdere. Ho preso quello da mezzo chilo, l'abbiamo fatto durare 15 giorni. Però è più digeribile. No, non è da chiudere fatto. Il video. Fatto. Detto oh, fatto. No. Ma c'è lo zucchero, c'è il ghiaccio di Elsa sopra. Ma sono già arrivati i cinghiali. Basta, basta, neanche un pizzo di... Vediamo. Wow. Ah. Oh, aspetta, togliamo la fa vedere. Cos'è? Di qua, di qua. Cos'è? Aspetta. Delle ciabattine che si riempiono di peli di Aaron. Yeah. Non importa. Che belle. Che belle, guarda che c'hanno. Che carine. Ah, di lui. Cos'è? Wow. Bello, David Beckham. Wow. Grazie. David Beckham, bello. Che è il calciatore David Beckham? Sì. Non devi aprirlo te. Spruzza, spruzza. Non si sfregano i profumi. Ah già, sì. Che buono. È buono. Fai sentire. Senti. Anche io. Deve piacere a me, sono io la moglie. Buono. No, per me deve piacere. Buono, buono. Buono. No, buono, sì. Figaro, buono. Dai, pronti. Un paio di scarpe. Così le cambio. Certo. Bellissime. Belle. Belle. Guarda come cascano a pennello, guarda a caso. Guarda che strano, dopo la stessa sempre fatto. Speriamo che vanno bene. Bellissime, però. Belle. Sì. Molto belle. Poi belle pesanti. Sì. Sì. Sono per la stagione. Sì, grazie. Sì. Bellissime. Sono un po' stivaletto. Sì. Grazie. Vediamo un po'. Da nonna bis. Ma cosa sarà? Ma cosa sarà? C'era una cosa che però non arrivava. Fiocorosa lo regalo aspetta, a Bubi. Aspetta. Questa è una cosa fatta proprio lei personalmente per corrispondenza. Pensa. Non si è capito da dove. Pensa. La corrispondenza. Col cellulare normale, no? Caso il vostro. Wow. Non me la ricordavo più cara. Ma va. Sei sicura? Bella. Dolce, unghia già ho tirato. Ah. Bella! Ma c'è ancora una. Questa è mia. La sopra adesso, mettetela sopra così la misuri. Eh già, così sta. Così, ah, è grande. Bene, va bene. Va bene. Sì, ma poi c'è scritto qualcosa qua inerente. Ma perché che non ci fare le cose? È perché se no non ho più fatto a tempo, per Natale non arrivava più. Non ce la fanno stare zitti. Merry Christmas! Ah, ecco dove erano finiti. Non le trovavo più. Sarebbe stato per miei. Quello di mamma. Per completare. Sì. Ah, ok.
Se ne hai bisogno. Guarda che... Ah, ok. Se ce n'hai una terra. No, ne ho una dorata che non ci starebbe bene. Ce n'andrebbe una argentata. Un'era. E poi vedo al mercato. Sì, se ma torna prima la misuri, poi se... Sì, esatto, capace che magari mi sta bene, non serve la cintura. Se metto la cintura mi fa subito il sacco qua. Guarda, assomiglia al mio bolso. Invece io le uso. Io le uso lunghe, belle larghe. Assomiglia sì, assomiglia a quella che ho messo a Natale. Io ho però il pallino più fine, lunga, quella là più è maglione. È lunga. Ma vestitino, questa con le calze coprenti anche. Sì, anche il fuso. Con il fuso. No. Adesso che fa freddo. Poi c'è il collo. È un vestito collo maglia, quelle maglie vestito. Grazie. Puoi metterci anche una dolce vita sopra. È già dolce vita. Sì, puoi mettere c'è il collo che vuoi sotto. C'è il collo morbido. Grazie. Grazie. Non... Dopo ti do il bacino. L'ho visto, ho detto, magari va bene, ma la cintura non ci ho fatto tempo. No, sì, ma non è hai fatto bene non prenderla, perché è capace che mi sta bene così. Vai, Kiko. Fossi magrolina, sì, ma... Occhio che c'è il provolino che sta arrivando. Provolino. Ah, è lui. Di chi è quello? Per Roberta. Chi è che si chiama aiuta, Roberta? Aiuta. È Babbo Natale. Tu strappa di qua. Io strappo di qua. Babbo Natale. Attenta, Ale. Ma la butta giù. La foto. C'è uno straccio da lavare per terra. Che tristezza, che bella. Questa qua si macchierà di fondotinta, che è un piacere. Bella, sì, tengo 3 secondi. Bella. Anzi, già fatto. Sì, sono stato cattivo. Guarda, senza volerlo, quasi quasi prendevo io a fare una pelliccia. Sì? Ah. Sì, non lo so, perché lascia tutto Babbo Natale. No, a me fanno pena gli animali. Poi andava bene anche per lei, sì? Poi ho detto non l'ho capito. Te lo dicevo, fai il bravo. Bella, no? Se facevi il bravo, ti arrivava. Bellissima. Sì, adesso grazie. Arriva la roba tua, adesso questo arriva. È tutto in coproduzione. È anche finito, con roba di tutto loro, adesso arriva roba tua. E che c'è anche lei. Ah, ok. Coproduzione. Siamo in mi spieghi come hai fatto, eh? Aspetta. Pensa che brava. Ti ha portato la giornata di Barbie. Ma pensa a te, fa vedere, sette allenatore fuori classe. Vediamo, vediamo, Bubi, vediamo cosa ha ricevuto nonna. Vediamo, vediamo. E nonno. Nonna e nonno. Nonna e nonno. Wow. No. No. Una palla! Una palla! Ecco Dot, cos'è? Alexa! 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 Poi dice Alexa, vai con lui! Questo tanto! Attento! E il bigliettino? Il bigliettino? Ah, che dopo apre? Attento, no, sono botte! Sì! Questo qua è proprio, l'abbiamo proprio pensato per sì, te! Sì. Vero? Wow, l'abbiamo nei pensato per... Nei bisogno abbiamo sì. pensato per te! Aspetta! Aspetta. Guarda, quello va tanto! Questo è quello... No! Gli enigmi mentre fai la cacca! Fai vedere, fai vedere! Enigmi da risolvere mentre fai la cacca! Enigmi perché lui è un cervellone! Questo serve a tutti! No, fammi vedere un attimo, un attimo! Guarda che c'è la cacchina! Ah, questa era quella... L'importante è che piace a te! Bello! Io vado, Guarda che sta scappando. Vede, manca un regalo. Sta scappando quei soldi. Bello. Sì, sì, dammi qua. Grazie. Allora, adesso ti è piaciuto il tuo disegno? Fa vedere bella la scatola. Bella. Ah, già ancora da aprire. Bello. Che bello questo biglietto. Chi l'ha fatto il disegno? Lui. Bubi. Federico. Che bello. Bello. È stata bravissima. Fede, guarda, Fede la fa sempre da scritto. Dai, apri, nonna, apri. Vuoi vedere che firma ha fatto lì? Da avvocato, sì, Fede da grande vuole fare l'avvocato. No, sì, no, 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 non si rompe così. Quella, quella Fede perché non
non era fine. Sai che nonna le piace in pressa in pressa, taglia nonna, taglia. In pressa in pressa, taglia. Spacca tu. Ma quella è la firma dell'artista. Aspetta, non è la firma. Quella è da far vedere in pubblico. Ma si strappa subito sto scotch. Tension. Sì, sembra una e commerciale. Per nonna Bruna c'è scritto, così mi ricordavo di chi era. Me lo immagino. Ah, guarda che la forma inganna a volte. Sì, può essere. Secondo me è un libro. Piano. Perché si strappa, Bubi? No, è libero. Dimmi che non ce l'hai. No, non ce l'ho. Un mondo. Nicolas Mirebiet. Nicolas Spark. No, a questo. Ah, l'ha fatto con Mija. Qualcun altro, sì. Mija. È un po' diverso. Mija, sembra un nimicaro. Dietro ha una trama molto bella. Fede ha letto la trama e gli è piaciuta molto. La trama dietro. Wow, ma com'è fashion? Per andare a scuola. Guarda. Pantaloni. L'orsetto. Bella. Io le adoro le pagliette così. Guarda che sia la bimba qui. Starei tutto il giorno così. Guarda qui, guarda qui. Bella. Guarda cosa c'è. Marsetta. Marsetto. Che bella sta scatola. Questa è da tenere. Sì, se ci puoi rendere tutto. Sì. Per il prossimo anno ci rimette tu, ragazzo. Lì ne hai elastici, eh? Guarda lì. Io e papà ce li teniamo qua in cucina. Già il fiocco è prezioso. E tu l'hai innodato così. È di raso quello lì, eh? Dai, cosa fa? Guarda quanta roba. Ma che è? Ma tutto l'ho cimolato qua. Un altro pacchettino. Un profumino. Tesori d'Oriente al muschio bianco. Poi c'è crema corpo al muschio bianco. Quando dopo che fai la doccina. Così ti dai una lavata. Ogni tanto ci vuole. Poi c'è Maybelline New York Urban Jungle. Già, c'è anche la pochettina. Tutto leopardato. Già, ma no. È quello arg, che c'è arg. Dietro. C'è dentro, sì, quello che c'è dietro. Questo lo uso. Speriamo che sia il numero giusto. Sì, 01 light. Era più là, era, sì, più chiaro. È il mio. Mascara e pochettina arg. Poi c'è sono Roberta, qual è il tuo superpotere? È una borsa quella. Ma dai, per fare la spesa? Sì, da tenerti nella borsa. Chissà se ce la farò ad averla sempre dietro. Sempre tenere. Sì, ma poi quando la apro la dimentico sempre a casa. Non la apro perché questo è meglio toglierlo, se non mi suona al supermercato. Bella però, originale, col mio nome. Carina. Poi, proprio... Non so da dove ne mettiamo uno, dai. Cos'è? No. Dischetti struccanti detergenti, ma lavabili? Ah. Dopo ci giochiamo. Squishy, bella la confezione. E quando li lavi li puoi mettere dentro sacchetto. Qua in lavatrice? Dici, non si rovina? Perché è retina. No, non lavarlo, se no a mano li lavi, li metti a bagno e li lavi a mano. Che belli. Sì, ma cos'è? Che spessi, dici ciotti. Sono per il trucco. Sì, per strucco. Quelli lavi. Senti, prova a metterlo sulle guancine, senti com'è morbido. Guarda, visto come è fatto, visto com'è fatto, lo puoi usare come cosa per il bortalco. Ah, sì, no, ma li uso per struccare. Sì, 27 quelli lavi. 27 in uno. MAC. Ma cos'è, una matita? Eyeliner. Eyeliner. Sembra una matita, così lungo. Sei contento dei tuoi regali? Le carte, Fede. Non ce l'ha più regali. Wow, questo guarda, stava lì per finire. Casca proprio, ma a due punte. E guarda. Mi spiace, non si secca poi, se lo apro. Beh, un attimino. Ah, come piace a me. Quindi matita è leggero, matita strano che li mettono insieme, matita e lana, mai vista matita e lana, però c'è anche l'istruzione.
Addirittura. C'è scritto: per ottenere una resa del colore ottimale, conservare con l'applicatore rivolto verso il basso. Ah, beh, certo, perché scende il liquido. Vabbè, fa tutte e due, matita e... Che figata. Grazie. Se vedi in giro un Babbo Natale senza un rene, sai perché? Sì, ma troppe cose, infatti. Agendina. Sembra di legno. Guarda, giusto ieri ho detto a lui, la mia agenda, che l'avevo presa al Lidl, finisce a giugno perché è di scuola, come fosse di scuola. Ho detto adesso, allora inizio presto. Faccio prima. O finisco quella e poi a giugno continuo quella. Devo scrivere tutto. Non c'è niente. No, volevo vedere com'era. Ma sono mica venale come lui. È bella però di legno. Che è già successo. Allora uno pensavo no, fosse mai. Tutte e due. No, non è mai successo. Mamma. Nel bigliettino. No, non mi ricordavo. Marco si ricorda. No, mi piaceva l'odore. Io li sfoglio. Mamma mia, che bello! Ma c'è anche sto quello del la guida. Madonna, non ci sta più niente. Guida giocatore. Guarda dentro. È la è bella, no? Mamma. C'è tutti i disegni dentro. Tutti cos'è? Fondotinta? No, sono tutti i Pokémon dell'origine. Non si capisce. Prime. Prime. Ah, che lo metti prima e poi ti dura tutti di più. Tutti i Pokémon dell'origine. Base Lumiere. Quello è quello tarde, no? Esatto. Andiamo. Mamma, tutti i Pokémon dell'origine perduti. No. Guarda, la cremina. No, 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 guarda dentro. Sì. Ho visto, visto. Insegnalo che lei lo dopa tutti i giorni. Ah no! Ti fa, sì, una, sì, ti no, fa una bella base. Lo metti prima e si attacca tutto meglio. Andiamo giù. Pure la bustina. Ah, no, che bello la... questo, mamma, che bello. Mamma. Madonna. Vabbè, ma goditelo poi dopo. Beh, certo. Barbetta. Oddio. Quelle forbici? No, no, si è girato. Il pacchetto è di un'origine di questo che non riesco ad aprire. Davanti c'è il ciocchetto, forse. Bello. Si è staccato il bollino. Però lì lo puoi tenere e poi da mettere sul libro di Natale. Perché servono i dadi, mi dispiace quasi. Allora, aprire. Guarda che bello che è sto rametoli, ma l'hai messo tu? No. Questi sono fatto proprio loro. Mi dispiace quasi aprirlo, era proprio carino. Il nostro canto preferito! Non lo trovo qua. No? Non lo trovo, non lo visto. Farmacia. Ma qua non c'è. Che peccato che non ho ancora tanto così dell'altro. Rimarrà lì, esatto. Finirà. Non vedo l'ora di aprirlo. Finirà. Che buono, c'ha un profumo meraviglioso. Sta a fare lì. Ricky, è uno struccante. No, occhio a Nala. Sì, vabbè, no. Eppure. Ho trovato questo. Ambito, Ambito. Non conosco io quei giochi lì. Nonna. Nonna, fanne buon uso, fanne buon uso. Sì, è giusto la macchina. Tutti i soldi a lei. Fanno... C'è anche questa. Sì. Già, mettila dentro. Mamma. Ho già detto che sei giusta la macchina con questa. Sì. Nonna. Non dove vate, madonna mia. Mai più pensavo già a tutta sta roba dentro la scatola. Sì, ho trovato una. Pure la lanetta. Ma è di... L'hai fatta tu proprio? Sì, quella l'ho messa io. Sì, l'ho confezionato, donna, io. Che bello. Ci hai fatto stare tutto. Abbiamo proprio la alla perfezione. Non so dove. Poi, prima sai che io sono quella che ricompone tutto. Abbiamo preso una scatola che ci stasse tutto al punto giusto. Mamma mia. Tutto sì, giusto. Perché c'era anche più, c'era più piccolo. Sì, ma non mi ricordo. No, quello sta sdraiato. Sì, sta giusto. Così. Quello sta sdraiato. Anche questo quello, così. Sì. Anche questo. Sdraiato. Questo così. Questo era qua dentro. Questo è doppio, purtroppo. Lo ricomporre tutto. Bella! Della la farmacia gliel'avrà fatto. Così. Che carini, però uno stoccante. Una bella farmacia. Farmacia. Pensavo quella lì in Santa Maria. No, non c'era. Quando sono noi l'altra volta l'avevamo preso da Vecco. Gliasco. Mamma mia. Quando... Ah, no, non ce l'ha. Santa Maria ce l'ha. Mamma.
No? No, quando sono entrata, la prima cosa che speriamo che ce l'hanno, appena sono entrata era lì che mi sì, guardavo. Sì, lo mettono davanti, appena entri se ce l'hanno, ma poi c'è il logo fuori. C'è proprio il logo. Ma io non capisco un tubo, devi dire a Ricky queste cose. Bisogna so leggere che... tutto come si deve fare. Ma sai come si trova? Hai lasciato lo spazio per la gente. Adesso la no, sì, è infatti. Chissà se riuscirò a ricomporre. Quanto ci hai messo a fare sta composizione? Niente, filato subito tutto. Sì. Allora so io che sono gnugna. Ah, io ho preparato, ho messo la paglia. Ci potrebbe dentro, stare. Perché senza paglia, no, poi finito. Faceva tutto tronco. Questa non si chiude. Stava cadendo un pochetto. Ah, questi sono chiusa prima. Bisogna anche. Ma perché lo chiudi? Ma io sono così. Perché ce lo ridai, lo riportiamo. Era? A X o a solo? X. Da sotto. Ecco. Lo ridai indietro e lo portiamo. No, una parte da più sopra corta. Devi iniziare. Sono scarto. No, sopra. Questa mi serve. Gira, sotto incroci e sopra fai il fiore. No, fatto. Ma così si fa. Sì. Si fa. È uguale. E poi? E poi prendi quella di traverso sotto. Metti il ritone. Sì, ma devi prendere, non prendere quella lì. Sotto. Non importa. Metti il ritone. No, fai il nodo. Non importa. Basta il nodo. È uguale. No. Ho trovato un'altra specialità. Ah, tanto. Però si accende. Mamma mia. Sì, certo. Ma ce n'è qualcuna che non hai mai che trovato? Che bello! Ma che grosso, Bubi! Wow! Adesso passi sotto. Ricky. Passi sotto qua. Quello del campo lotta. Passi sotto. Perché? Perché devi prendere la parte sotto con uno almeno. Sì, adesso oramai l'aveva già fatto il nodo. E poi fai il fiocco. Così sta fermo. Ah sì? Se no stava fermo lo stesso. Se no si può muovere. Tanto lo riaprirai subito. No, finché non ha bisogno. Quando finisco le cose lo apro. Sì, allora. Però era più bello come l'aveva fatto mai. Ma hai messo anche la busta dentro di tutto. Infatti, dai della colla a caldo. Marchio del re, sai, dai. Ma pensavo taglia il fiocco. No, e nota le cuffie. No, non viene ricciolino. Nota l'estremità. Quello è raso. Nota l'estremità del fiocco. Estremità, ah. Cosa c'ha? L'estremità. Le punte. No. Le punte. Pure, Madonna mia santissima. Qua c'è la casetta di Barbie, la gigantesca casetta di Barbie, davvero bella. Poi domani con la luce magari ve la faccio vedere. Abbiamo mangiato un po' di brodo con, come si chiama quel pane che hai preso? Pane focaccia? No. Boh, tipo quel pane romano che si taglia e si fa tostare e diventa croccante, non mi sfugge. E quindi abbiamo mangiato un po' di brodo e caldo e il panino alla romana, mettiamola così. E siamo pieni. Io sono un po' senza voce. Incrociamo tutto, io comunque sto alla larga da tutti perché veramente, cioè... non se ne esce. C'è questi acuti meravigliosi. E niente. Ci vediamo domani con un nuovo vlog. Poi con calma vi farò rivedere nel dettaglio qualche regalino. Però questo vlog l'ho iniziato a montare, l'ho finito e mancava giusto il saluto, ma è già veramente lungo, quindi non vi trattengo oltre. Vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, per aver vissuto questo nostro Natale in ritardo. Vi mando un bacio e ci vediamo col prossimo video per voi domani.